Pomeriggio, benvenuti a Orso Toro, l'approfondimento economico quotidiano di Rai News. L'inesauribile fame di energie, il rispetto per l'ambiente, la sostenibilità dei costi, e questo è il tema della puntata di oggi, tema che affrontiamo con Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Buonasera, benvenuto. Buonasera. A Rai News, e lo ricordiamo, anche ex ministro dell'ambiente dal 1996 al 2000, e Piero Colucci. Buonasera, buonasera, benvenuto a Rai News, presidente di Assoambiente, amministratore delegato e presidente della Kinexia, sì, una società di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché presidente anche di Waste Italia, che è un'azienda che opera nel settore ambientale dei rifiuti speciali non pericolosi. Non pericoloso. Siete autori insieme di un testo dal titolo Vento a favore verso una proposta condivisa per l'ambiente, oltre gli schieramenti politici. È un'intervista a cura di Silvia Zamboni per le edizioni Ambiente. Allora, iniziamo a parlare di questo libro. Nel libro si dice che vuole essere una chiave, il testo stesso, per leggere totalmente in positivo la spesa generosa che abbiamo sostenuto direttamente in bolletta per gli incentivi alle energie rinnovabili. Chi di voi due ci dice qualcosa di più? Per la verità il libro non ha l'intenzione di essere la spiegazione agli incentivi generosi, tutt'altro. Per la verità il libro si occupa di tutti i settori, il settore ambientale in senso lato, e le energie rinnovabili ovviamente hanno in questo momento la maggior parte delle attenzioni, così come fino a qualche settimana fa lo aveva anche il nucleare, perché sono il grande tema del momento. Se l'energia rinnovabile, come da accordi in Commissione europea e a livello mondiale, sono una delle risposte ai cambiamenti climatici, ovviamente queste hanno un peso sul sistema economico nazionale, perché vanno sostenute in una prima fase almeno con degli incentivi, così come in ogni parte del mondo. L'Italia ha dovuto fare di più, ha recuperato un gap che altri paesi avevano già colmato, cominciando prima a investire su questo fronte, e l'ha recuperato con degli incentivi che sono stati più alti delle medie degli altri paesi europei. Oggi questo è uno dei temi che stiamo affrontando, il governo lo sta affrontando in modo, secondo noi, eccessivo, e qui non parlo da coautore del libro ma da presidente di una società quotata che si occupa di energie rinnovabili, creando una grande incertezza nel settore e soprattutto scoraggiando gli investimenti. Quindi bisogna cercare di trovare una soluzione. Gli incentivi sono una chiave di lettura per far decollare un settore, poi a regime devono essere sostituiti dalla capacità delle imprese di essere competitivi con le fonti fossili. Edo Ronchi, parliamo sempre delle spese in bolletta. Voi sostenete che si tratta di soldi spesi per una causa giusta, mentre per anni però i consumatori italiani hanno finito per finanziare aree industriali tutt'altro che sostenibili. Sì, come diceva Pietro Colucci, l'energia verde è una scelta ormai mondiale. Gli incentivi alle rinnovabili sono pagati in tutti i paesi industriali, in Germania come negli Stati Uniti, o in Spagna come in Danimarca. In bolletta noi abbiamo anche pagato degli incentivi che non buoni, non utili. Per esempio, non so quanti sanno che ancora l'anno scorso noi abbiamo pagato in bolletta 285 milioni di euro per i residui del nucleare. Abbiamo chiuso le centrali nucleari da 25 anni e continuiamo a pagare in bolletta i costi dell'uscita dal nucleare per la gestione degli impianti fermi o dei rifiuti radioattivi. Per esempio, quella è una voce che pesa. Oppure in bolletta paghiamo 1.100 milioni rotti per fonti che sono state assimilate alle rinnovabili, ma che non sono rinnovabili. Ci sono fonti fossili di varia natura che sono state introdotte con una legge negli anni 90 e che ancora continuiamo a pagare. Quindi quando si parla di incentivi che pesano sulla bolletta, e potrei andare avanti perché sono 7 le voci che pesano sulla bolletta elettrica come specie di tasse, e non solo le energie rinnovabili. Dico, potrei continuare a parlarne, però il punto è chiaro: se vogliamo entrare in questa nuova era delle energie pulite e rinnovabili, bisogna che ci mettiamo anche qualche soldo per far decollare questo sistema, come stanno facendo tutti i paesi industriali avanzati e non, perfino la Cina sta spendendo parecchio sulle rinnovabili.
Lei ha parlato di nucleare, siamo assolutamente convinti che l'energia nucleare sia il futuro per tutto il mondo. Questa è l'ultima dichiarazione del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Voi siete di aree politiche differenti, questa anche è una novità del libro Vento a favore. Nel libro si legge che lei, Pietro Colucci, ritiene l'opzione nucleare inutile, svantaggiosa sul piano economico e difficilmente gestibile sul piano del consenso. Ci può spiegare meglio? Beh, vede, secondo me, io l'ho detto anche nel libro, tra l'altro io sono fra quelli che ha votato contro il nucleare al referendum dell'87. Il tema è, oggi non è più essere d'accordo o a favore sul piano dei parametri che allora ci hanno portato a dire che eravamo tutti contro, e mi permetto di ricordare la scia emozionale successiva ai fatti di Chernobyl e a Three Island, l'altro grande incidente che ci fu. E oggi il tema invece è una valutazione pratica. Purtroppo abbiamo vissuto la vicenda Fukushima tutti con un'ansia incredibile, e il tema, su questo Edo, che ha fatto il Ministro dell'Ambiente, sarà meglio di me spiegare la rischiosità intrinseca di alcuni impianti. Il tema della rischiosità è un tema certo, però preferisco, visto anche il tenore della trasmissione, concentrarmi sulla parte invece economica, che è stata considerata dal governo, venduta dal governo con un minimo di cattiveria, nell'ottica di avere tanta energia a basso costo per le imprese, quindi per aiutare la competitività delle imprese. Allora parliamo degli aspetti economici. A mio giudizio, e su questo ci sono sette tesi scientifiche prodotte da diciamo, grandissimi enti internazionali, dal MIT piuttosto che la Camera dei Lord, la stessa Unione Europea, che dimostrano che l'energia nucleare non è più vantaggiosa sul piano economico, tutt'altro. Questo senza contare il problema del decommissioning delle scorie nucleari. Ragioniamo su una tecnologia che tra virgolette è datata, quella di terza generazione, mentre invece si lavora alacremente sulla quarta per avere costi più bassi e minori scorie, e abbiamo un problema di economicità del costo dell'energia nucleare che è tutt'altro che dimostrato, anzi è vero esattamente l'opposto. Alcuni sostengono che l'energia nucleare costa addirittura più delle rinnovabili. Allora, se questo è il tema, tenuto conto che l'Italia ha fatto delle scelte in passato post nucleare, post abolizione del nucleare, che hanno valorizzato il gas, per cui oggi l'Italia addirittura da importatore rischia di diventare esportatore di gas, perché è diventato un enorme, gigantesco hub nel Mediterraneo, per cui transita il gas che arriva da tutti i paesi produttori, anche attraverso i rigassificatori. Il rischio è che si faccia, si getti alle ortiche le scelte economiche che sono state fatte, a carico tra l'altro, come al solito, del contribuente, per un'altra scelta, un'altra chimera, che è indimostrato o indimostrabile che sia più vantaggioso sul piano economico e che quindi non sortirebbe l'effetto che forse il governo in questo momento. Probabilmente le scelte sono politiche. L'Italia è uno dei pochi paesi del G8 che non è nucleare, forse l'unico, e c'è un problema di futuro. Si cerca di garantire la risposta energetica nazionale con l'indipendenza dai paesi produttori del petrolio, ma questo non è la soluzione, perché per esempio, ne parleremo fra un attimo quando parleremo dell'innovazione tecnologica, c'è il gas, il cosiddetto gas non convenzionale, che è una fonte importantissima, tra l'altro di recentissima scoperta, che potrebbe dare un contributo in questo senso. Edo Ronchi, lei rispondendo all'intervista contenuta nel testo definisce l'opzione nucleare soprattutto pericolosa, ricordando il recente disastro a Fukushima dal punto di vista delle scorie. Sì, non solo delle scorie veramente. Il rischio si misura moltiplicando la probabilità che un incidente accada per le conseguenze che provoca questo incidente. Siccome la probabilità che l'incidente nucleare accada è molto bassa, ma è superiore a zero, abbiamo avuto incidenti, veniva citato Three Mile Island, quello di Chernobyl e quello di Fukushima, e non possiamo escludere che anche sulle nuove centrali un ingegnere diventi pazzo, un attentato terroristico, un aereo che ci cada sopra, non sarà uno tsunami, ma insomma incidenti di questo genere non possono essere esclusi per le conseguenze che in un paese industriale avanzato come il Giappone, organizzatissimo, dimostrano che non sono gestibili, cioè le conseguenze di un incidente nucleare grave non sono gestibili, cioè provocano dei danni ingentissimi, rendono non abitabile un'area di diverse decine di chilometri, possono provocare migliaia di morti, e purtroppo di questi rischi stiamo parlando. Non sappiamo ancora, in Giappone, in un paese che ha 50 reattori, che è fra i paesi
tecnologicamente più avanzati del mondo, non sappiamo ancora come sarà gestito l'incidente di Fukushima, come verrà portato sotto controllo. Non lo sappiamo. Ed era anche un paese particolarmente attrezzato per la gestione dei terremoti. E dei rischi e degli incidenti, sì, sicuramente sì. Cioè, non oso immaginare un incidente del genere in un paese come l'Italia, cioè, se non riescono a controllarlo, non a impedirlo, una volta che non è evitabile, perché è una probabilità minima, ma c'è che accada un incidente, non è capace, nessuno è capace di gestirne le conseguenze in maniera sostenibile. Questo ha anche delle implicazioni economiche tremende. Chi le sostiene le spese dei costi dell'incidente di Fukushima? Ha neutralizzato nel giro di pochi giorni gli eventuali vantaggi, tutti da vedere, che ha accumulato il nucleare in quel paese lì. Oramai lì i danni si misureranno per decenni, lo capiremo quando, e spero più presto, sarà portato sotto controllo, speriamo di sì. A Chernobyl sono passati 25 anni, dopo aver fatto un sarcofago che è la più grande costruzione di cemento armato al mondo, dove sembra abbiano lavorato dai 600.000 agli 800.000, a seconda se si contano gli operai e i militari, a seconda di quando sono stati presenti. Bene, quel sarcofago non è sufficiente, bisogna fare un altro contenitore che è già in progetto e lo si sta già finanziando. E dopo 25 anni non è ancora sotto controllo. Quali danni economici ha recato all'intera regione Chernobyl? Sono incalcolabili, questi costi sono incalcolabili.